Ciao a tutti, sto in questa posizione per fare la miniatura del video, quindi cheese! Ok, no, non lo interrompo, andiamo alla diritta. Allora, in questo video, come avrete già capito dal titolo, vi farò vedere gli acquisti che ho fatto per la mamma. Anche questa giacca è di Shein, mannaggia a sto cavolo di oversize che va quest'anno. Cioè, questa è una XS e io ci navigo. Boh, peccato perché mi piace un casino, però veramente mi sta larga, soprattutto qua giù. Cioè, no, via, non sta bene a tutti. Sicuramente per la mia conformazione fisica, questa moda tutta larga, oversize, non è proprio valorizzante. Bene, dai, allora non li ho ancora aperti, è logico che li ho scelti io. Oltretutto ne ho presi tre per sbaglio perché ero convinta di averne ordinati soltanto due. Mia mamma è rimasta praticamente senza giubbottini, giacchettini per l'inverno perché è ingrassata talmente tanto che non gli sta più niente. Ecco. E quindi gli stanno tutti aperti, ma non un pochino, proprio qua. No, più di qua non si riesce a chiudere. Poi lei non è freddolosa, per carità, mi viene a giro in ciabatte e senza calze quando io ho già la maglia di lana e la sciarpa, però comunque dei giacchetti ci vogliono, quindi ho cercato di ordinarle qualcosa che non fosse eccessivamente pesante, considerato il caldo che ha sempre. Però giustamente dei giacchetti, le poche volte che comunque la devo portare da qualche parte, ce li deve avere, insomma mi piace che venga a giro vestita a modino. Dice perché in casa come la fa stare? No, in casa sta come gli pare, ragazzi, e nonostante, cioè peggio che avere a che fare con un figliolo piccino, cioè chi ha parenti con l'Alzheimer sa bene com'è la situazione. Quindi, vediamo un po'. Ora domattina io gli porterò questi vestiti. Secondo come magari, se lei ne ha voglia, ma penso di sì, perché comunque le piace l'idea di fare la fenomena. Insomma, se mi seguite su Instagram avete visto che anche a lei piace quando la riprendo, quando dico mamma saluta, insomma. Quindi può anche darsi che sia favorevole al provarsi questi vestiti, a farsi riprendere. Quindi semmai vi inserisco le foto poi o il video di lei che se li prova. Allora, primo giubbotto, oh mamma mia, e questo sarebbe Furby? Le starà? Allora, perché io sono l'altra volta mi sono basata sulle taglie che avevo preso quando le ho acquistato dei vestitini da casa per l'estate e quelli le stavano larghi, quindi ho detto ah, evitiamo una taglia eccessivamente. Infatti le ho preso una 2 XL che dovrebbe equivalere più o meno alla 52, forse sono stata stretta, solo che quando le avevo preso la 3 XL questi vestitini le stavano larghissimi. Però questo giubbotto qua mi sembra, boh, la vedo dura, è vero che è elasticizzato, vedete? Però non so se le starà. Per fortuna c'è la possibilità di rimandare indietro le cose se non vanno giuste come misure. Allora, questo c'è il cappuccio, ho voluto prendergli almeno uno col cappuccio. Non è pesantissimo, vedete, è imbottito, ma insomma non è esagerato, perché a volte magari se piove gli tiri su un attimo. E già, sia il bottoncino che la cerniera, ha le tasche, e poi l'ho preso nero perché comunque il nero si mette sempre bene, in qualsiasi modo. E questo è il primo giubbotto che ho preso per la mamma. C'ho il microfono qui davanti, non oso pensare il casino. Allora, e questo è da farle provare. Poi veniamo al secondo acquisto. Ovviamente sono tre giubbotti per lei, giubbotti invernali, fiumini. Poi ho preso questo, che invece è marrone. Questo è proprio largone, vedete come modello, è corto perché poi lei la roba lunga non la sopporta. Anche i vestitini che l'ho comprato su Shein, ragazzi, quelli per l'estate li ha fatti scorciare tutti. E gli dico, te ti garbano vestitini alla Vispa Teresa. E lei ride, ride. Allora, questo qua sembra più abbondantino.
Vedete, ha un bel colletto che se uno tira sulla cerniera comunque protegge anche il collo. Questo secondo me le sta, fatto un po' bomberino, marrone. Io spero veramente che di tre giubbotti, se le stessero tutti sarebbe meglio, ma almeno due. Ma questo è carino, vedete, proprio un marrone, un giubbottino anche così, che poi non è che la porto chissà dove, ragazzi, nella vita sociale della mamma ormai è quella che è, non che la mia sia di più, però magari si va una volta ogni tanto, ogni 15 giorni magari andiamo a mangiare fuori, in un ristorantino molto vicino a casa, quindi la porto lì, e poi ovviamente quando la devo portare all'ospedale, alle visite. Poi giustamente lei comunque per ora esce, va ancora a comprare il pane. Comunque, insomma, a me piace che abbia dei vestiti decenti. Poi veniamo al terzo. Questo è un amore. Spero che le stia perché è veramente un amore. Guardate che bellino, è di velluto a coste. Anche questo è un modello molto simile a quello marrone, fatto praticamente uguale, però invece che di essere imbottito è fatto di velluto a coste, ha questa manicotta. Molto carino, molto molto carino. E è un rosso, vedete, questo è un rosso acceso, questo qui è un rosso mattone, molto carino anche questo. Mi sembra che sono tutti la stessa taglia, sono tutti 2XL. Questo è velluto, proprio molto carino. Questo devo dire che è quello che mi piace più di tutti, eh. Mi sembra che di questi tre giacchetti ho speso di tutti e tre, eh. Mi sembra di aver speso sui 48 euro. No, forse un po' di più, una sessantina di euro. Comunque 60 euro tre piumini, tre giubbotti da inverno, insomma, niente praticamente perché. E poi mi sembrano carini, fatti bene, anche questo ha la sua cerniera e poi soprattutto sono corti, quindi a lei non dovrebbero impicciare. Perché anche portarla in giro lei brontola, dice, mi dovresti portare in un negozio, ma poi se ce la porti perde, non è più facile da gestire, quindi. E questo è il terzo giubbotto, quindi ragazzi io domattina vado a farle provare tutta questa robina e se vedete il try-on vuol dire che la mamma mi ha dato l'autorizzazione a riprenderla e se non lo vedete pazienza. E di quello che mi piace molto di Shein è che lì si trova tutto per tutti, ci sono anche le modelle secche come un chiodo e le modelle belle cicciottelle, quindi lo trovo molto inclusivo, si trovano capi carini anche per persone cicciotte, perché spesso che succede? Vai nei negozi, trovi le cose carine, ma non le trovi delle taglie per le persone un po' più abbondanti. Invece quello che mi piace di Shein è che veramente c'è la roba per quella magrissima, la persona media, la persona grassoccia, quindi a me piace questa cosa, insomma, di Shein. E poi la qualità, mi sembra che ci sia un ottimo rapporto qualità-prezzo. Senza contare poi, ecco, anche la comodità, ragazzi, che se una cosa non va bene, la restituzione è gratuita e quindi è abbastanza semplice anche da fare il reso. Via, vi saluto e grazie della compagnia. Ciao!